Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, iniziamo oggi la grande settimana in cui tutta la Chiesa celebra il grande mistero della passione, morte e resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. L'augurio della pace possa entrare nel cuore delle famiglie, di coloro che ci seguono da casa, che si uniscono in preghiera in questo tempo di pandemia. Vogliamo pregare per tutte le persone che non ci possiamo vedere, ma si sentono presenti davanti al Signore. Con questi sentimenti di unione, chiediamo perdono al Signore di tutte le nostre colpe. E con la benedizione scenda abbondante su tutti voi che siete a casa. Preghiamo in modo particolare in questo tempo, in questa settimana santa che si apre davanti a noi, per tutti gli operatori sanitari, per i medici, per tutte le persone che sono in prima linea, dai sindaci della nostra Valle Suana, a tutte le comunità, a tutti coloro che si impegnano nel proprio piccolo, ecco, il semplice stare a casa è un gesto di sacrificio, ma è un gesto che veramente è importante. E allora ognuno in questo piccolo sforzo, ma grande sforzo, si senta partecipe di un progetto. Ecco, come diceva Papa Francesco, siamo tutti nella stessa barca, ma siamo chiamati tutti a remare, e in modo particolare tutti a pregare. E allora ci aiuti proprio i nostri santi patroni, da San Besso a San Giusto, a San Giacomo Apostolo, a San Silverio, i santi patroni della nostra terra, proteggerci e accompagnarci sempre, nel ricordo anche di coloro che sono passati avanti, li abbiamo ricordato qui in questa Eucaristia, il nostro caro Don Mario. E allora diventi anche per noi a scoprire che la vita continua, ma coloro che sono andati avanti sono un esempio. Ecco, facciamo tesoro delle tante testimonianze che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Io faccio tesoro delle testimonianze del personale dell'ospedale, ma voglio ancora approfittare per ringraziare coloro che hanno permesso questa visione dalle vostre case, in particolar modo Claudio, voglio ringraziare anche Daniele e Lorenzo e ringraziare Giancarlo. Ecco, la voce del pastore non è mai mancata perché dai campanili si è sempre fatta sentire, ma continua sempre questo abbraccio che parte dalla vostra parrocchia e vuole farvi sentire il suo affetto. Il Signore sia con voi E con il tuo e spirito. per intercessione dei nostri santi patroni vi benedica, vi proteggano Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.